Matti Costruzioni, dal 1958 in mobili di pregio in Oltrepò Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzioni in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera, in via Meucci 5. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Oggi, venerdì 16 giugno, trasporti a rischio per uno sciopero generale del settore proclamato da Cuba Trasporti e dal sindacato di base SGB, con modalità che variano da città a città, indetto per protestare contro le privatizzazioni in corso nel settore dei trasporti. Sono previsti disagi nei trasporti locali, per le ferrovie si tratta di uno sciopero addirittura nazionale, ad esclusione di Piemonte e Valle d'Aosta, dalle 21 di giovedì alle 21 di venerdì. A Milano l'agitazione dei mezzi pubblici è prevista su due intervalli temporali, dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Intanto lei è favorevole o contrario a questo sciopero? No, perché domani io devo partire e forse ci sono anche scioperi degli aerei. Che lei... Sì. E speriamo di no, se no rimango bloccato. Cioè. No, no, guardi, io... Adesso che ci sono capitato io sono contrario, magari se non ci capitavo io non ero contrario, dico la verità. Lo sciopero veramente, quando uno protesta c'ha sempre ragione, secondo la mia opinione, perché giustamente che sciopero a fare io se c'è un motivo, ma se no non lo faccio lo sciopero, tutto qua comunque. Quindi lei supporta comunque i lavoratori che scelgono domani di protestare e di fermare i trasporti? Ha sempre ragione, sempre. Perché è sempre il più mal visto di tutti. Io ho fatto 60 anni di lavoro, non ho niente. Sto bene, di salute va bene, però dopo 60 anni c'ho una pensione di 445 euro. Ma lei in 60 anni ha mai scioperato? Io sì, ho fatto delle piccole proteste così. Io vengo dalla provincia di Siracusa, ora qua sono di passaggio perché c'è mia figlia che sono venuto a Quattro Valle. Però. Guardi che io esprimo un'opinione non serve a niente, perché dato fanno lo stesso quello che cavolo vogliono. Anche l'acqua era da non privatizzare, eppure l'hanno fatto. Quindi lei pensa che se esprime un'opinione lei a questo punto, se viene fatto uno sciopero, non cambierà nulla? Non cambia nulla, assolutamente nulla. Perché bene o male questi fanno quello che vogliono. E crede ancora nello sciopero o lo ritiene uno strumento insomma ancora utile oppure no? Ma penso di sì, cioè ci credo che cioè un'arma che hanno i lavoratori che cioè, è la loro arma. Cioè. Quindi è giusto secondo lei tutelare il diritto allo sciopero? Penso di sì, guardi, però purché non danneggi la gente. Io credo di sì, non credo, deve essere così. Il lavoratore o padre di famiglia deve essere sempre tutelato da tutti, non solo della politica. Anche per quelle che stanno bene. Per me è assolutamente inutile. No, non è tanto inutile quando poter dimostrare le cose, no? Bene o male fai sentire la tua voce e buonanotte. Ma è il risultato finale che alla fine non risulta fuori. Si ricorda anche per il referendum e via dicendo, sulla RAI e via dicendo? E cosa hanno fatto? Se li sono tenuti, hanno fatto finta di niente.